Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Oggi siamo in collegamento con Andrea Cane, consigliere regionale e consigliere del comune di Ingrea. Benvenuto, Andrea. Grazie, grazie dell'opportunità di comunicazione e un saluto a tutti voi per l'impegno che fate, insomma, quotidianamente per tenere aggiornati i telespettatori del Canavese. Grazie, ce la mettiamo tutta. Ieri in una nota ha parlato di ripartenza sicura anche dal punto di vista delle montagne. Spieghiamo questo concetto. Sì, ho voluto focalizzare la ripartenza in modo non scontato, come si fa sempre sul turismo e sulle solite tematiche. Personalmente stavo la lavorando sopra a un progetto di legge incentrato sullo smart working che un po' di mesi fa poteva sembrare una parola ancora lontana dall'immaginario collettivo dei nostri territori. Purtroppo, ahimè, è diventato molto all'ordine del giorno a seguito della pandemia e quindi questo progetto di legge a cui stavo già lavorando sopra, ovviamente in altri termini, ha assunto ancora più importanza. Per me è importante soprattutto in questa fase non solo la sicurezza, ma anche infondere alle persone un segnale di positività dei nostri territori, quindi a partire dalla campagna fino ad arrivare alle montagne. Io penso che uno dei binari che dovremmo utilizzare nel futuro anche più prossimo, sarà il fatto di incentivare le persone a rimanere, a vivere, a lavorare anche nelle zone, diciamo, non dico più disagiate, ma più lontane dai grandi centri dove si trovano poi alla fine gli uffici, le fabbriche e tutte le attività imprenditoriali. Quindi mi auspico che il Piemonte possa essere capofila rispetto a tutte le altre regioni di un tentativo di finanziamento ovviamente per le imprese che possa appunto stimolare gli imprenditori a poter lasciare il più possibile le persone a lavorare a casa, ovviamente quando la tipologia di lavoro lo permette, e questo per tante tematiche. Quindi si può essere la tematica non solo del dipendente che può stare a casa e quindi risparmiare banalmente il carburante, quindi il mezzo di trasporto, ma c'è anche una chiave ecologica, una chiave anche di riduzione del traffico e ovviamente io vivendo in montagna l'ho potuto anche scoprire diciamo sulla mia pelle o comunque sulle persone, sui vicini di casa, sulle persone che abitano nelle valli Orco e Soana, è un'opportunità per tenere appunto la gente ad abitare nelle valli, quindi anche a comprare nei negozi di montagna e abitare veramente tutto l'anno queste terre. Quindi mi auspico che nel prossimo futuro si possa veramente utilizzare questa modalità di lavoro per diverse ragioni, tra cui, ahimè, anche il fatto che è evidente guardando i grafici come tutta la montagna piemontese abbia diciamo una striscia verde al contorno del Piemonte che evidenzia il fatto che i contagi nella montagna sono pressoché nulli, quindi anche diciamo una sicurezza in più per chi abita nelle montagne il fatto di vivere in luoghi così incontaminati. Oltre al fatto di trovarsi in un polmone verde, che adesso è molto più apprezzato con queste misure restrittive, poter vivere in un ambiente diverso dalla chiusura della città e del condominio, è di grande rilievo. Esatto, se proprio ho potuto capire in questi ultimi mesi l'importanza di poter vivere in mezzo alla natura, in mezzo alle montagne, si sono un po' invertiti i ruoli. Diciamo che se negli anni passati, mi viene sempre in mente appunto la mia esperienza, bisognava veramente inventarne di tutti i colori per far venire gente su nei nostri piccoli paesi, quindi anche magari gli eventi più curiosi, più differenziati per poter appunto attirare i turisti, le persone anche solo per mezza giornata a venire appunto a trovare le nostre valli, si è invece negli ultimi mesi a seguito della pandemia effettuata un'inversione di tendenza, quindi si è visto come la gente tentava in tutti i modi di riabitare le seconde case proprio per trovare un posto sicuro e lontano dal caos, dal traffico cittadino. Però con il lavoro smart working, la modalità smart working per quanto riguarda le aree montane o comunque la campagna,
C'è ancora il problema delle connessioni internet, lo dimostra anche il fatto che adesso siamo collegati e ho dovuto andare in macchina per riuscire ad avere un collegamento. Sì, ahimè, in questo momento non sono specificatamente vicino alle montagne, quindi posso comprovare che il problema della connessione internet è anche vicino alle grandi città, È dato che mi trovo, generale. mi trovo nei pressi di Torino, quindi è sicuramente un problema generalizzato, ma questa domanda non viene a caso, infatti ringrazio per averla fatta perché è proprio uno dei punti cardini collegati a questo progetto di legge. Ovviamente non ci può essere smart working se non ci sono delle buone connessioni. Quindi questa legge, oltre a quest'idea, oltre a tematiche ambientali, di traffico, economiche, a servizio delle imprese e dei dipendenti, è anche ovviamente collegata al fatto di poter dotare tutti i territori piemontesi, quindi anche i comuni più isolati di montagna, di una rete che sia valida e che permetta appunto questi collegamenti da remoto. Un'altra bella notizia che è giunta nella serata di ieri è che finalmente Rebecca potrà andare a Friburgo per l'esame a cui deve essere sottoposta. Esatto, ieri sera è stata la notizia e ci siamo tenuti in contatto proprio in presa diretta fino alla tarda serata appunto di ieri, e la notizia che finalmente Rebecca, la ragazzina di Forno che ormai diciamo, è salita alla comunicazione di tutta la nazione, grazie anche alle ultime apparizioni, per esempio fuori dal coro martedì scorso, grazie all'intervento di Mario Giordano. E quindi riusciremo finalmente fra pochi giorni a, diciamo, festeggiare, tra virgolette, questo ricovero. Di solito non si festeggiano i ricoveri, ma in questo caso è stata veramente dura perché sono stati 2 mesi in cui sono stati coinvolti un gran numero di tra politici, consoli, funzionari, medici, consulti. Insomma, non è stato facile perché questa pandemia ha bloccato veramente tutto. Il ringraziamento ovviamente va a tutti, come ho già scritto anche ieri nei vari comunicati stampa, un ringraziamento bipartisan e un pensiero particolare alla mamma di Rebecca, Alessia, che come le ho scritto ancora ieri sera, è veramente una mamma coraggiosa. Penso che sia una mamma che, diciamo, tutti i bambini potrebbero sperare di avere, perché ha fatto vedere proprio una tenacia, un coraggio che penso poche persone avrebbero potuto avere. Quindi, diciamo, è stato anche un premio a questa voglia di lottare, che sicuramente è da premiare. Poi, quando lo si fa per una giusta causa, ben venga ancora di più. Tornando senza dubbio, poi in ogni caso ci auguriamo che vada tutto bene perché questo è solo un primo passo Esatto. verso una soluzione al suo problema di salute. Sì, un primo passo. Io personalmente non sono un medico, quindi a livello tecnico magari non vi so spiegare nei minimi particolari, però come primo passo Rebecca subirà un intervento chirurgico invasivo, più che altro di test, insomma, quindi sarà una forma di esame. E poi ovviamente ci saranno degli altri passi che speriamo non diano le problematiche degli ultimi mesi, quindi speriamo che poi i confini siano aperti in modo diverso e quindi insomma Rebecca potrà recarsi negli ospedali esteri tutte le volte in cui avrà bisogno, insomma. Certo. Parlando appunto di riapertura di fase 2, come la vede questa fase 2? Come vede sia dal punto di vista di percezione dei cittadini della popolazione, e sia dal punto di vista economico, di difficoltà per il territorio canavesano? Ma allora, sicuramente non è un discorso che vale solo per il territorio canavesano, ma per tutta la regione Piemonte, direi addirittura soprattutto tutto il nord Italia che è stato più, diciamo, coinvolto da questa pandemia. Penso che si dovrà riaprire con una certa, diciamo, calma, permettetemi questo termine, in base a ritroso dei codici Ateco che sono poi stati chiusi man mano in questi ultimi 2 mesi. Quindi penso che il 4 maggio non ci dovrà essere assolutamente una riapertura massiva. Mi auguro, tra l'altro, che, come è già stato detto, le scuole
non verranno più riaperte, ma si è già parlato appunto del fatto che non ci saranno gli esami di terza media e si andrà direttamente alla prova di maturità per i ragazzi che frequentano le superiori, e questo è già un ottimo segnale. Per il resto, ripeto, occorrerà riaprire le aziende, i negozi e soprattutto i bar e ristoranti in modo scaglionato. Questo, ahimè, capisco che l'economia si è bloccata e bisogna ancora portare pazienza qualche settimana, però questo è fatto solo ed esclusivamente per la salute dei cittadini, dal momento che se mai si ricadesse da una fase 2 di riapertura a una fase 2 di pandemia, sarebbe veramente catastrofico, anche poi in vista dell'estate, dal momento che tra le varie cose che ci auguriamo è che ci sia anche una ripresa, del turismo per quest'estate. Una ripresa del turismo che sia, quasi esclusivamente incentrata ai nostri territori, alla nostra Italia, quindi alle nostre montagne, ai nostri mari e alle nostre città di arte. Quindi ben venga quando sento, da più parti in questi ultimi giorni parlare di un turismo italiano per quest'estate. Quindi diciamo che l'appello faccio anch'io oggi, e quando ci sarà appunto questa riapertura completa o semicompleta che sia, e che quest'estate, per quel poco che ovviamente si potrà permettere, e che la gente possa veramente andare in vacanza o comunque a fare turismo nelle nostre terre, perché ne abbiamo veramente bisogno anche per dare linfa al nostro commercio. E che possono ripartire anche gli eventi che sono comunque attrattiva. Ingrid, ad esempio, organizza molti eventi che comunque attraggono anche da fuori Canavese. Sì, Ingria, come la maggior parte dei comuni canavesani, ha un suo, diciamo, pacchetto eventi assieme alla Pro Loco e alle varie associazioni del territorio. Parlavo solo ieri con il nuovo responsabile al turismo e anche al sindaco del nostro piccolo comune, come sarà dura quest'estate rifare anche solo banalmente la patronale o le varie sagre o eventi che facevamo oramai da tantissimi anni. Bisognerà anche per i piccoli centri portare pazienza, bisognerà attenersi alle nuove regole. Adesso seguiremo con costanza le indicazioni che arriveranno dal Ministero, e ovviamente anche come Regione faremo delle riflessioni in base alla nostra territorialità. Sicuramente bisognerà ripartire piano piano anche per quanto riguarda gli eventi. Penso che purtroppo sarà un'estate più spoglia rispetto alle altre di varie sagre ed eventi, però ripeto, sarà fatto per mettere in primo piano soprattutto la salute dei cittadini, che penso sia la cosa di gran lunga più importante. Certo, senza dubbio. In chiusura, un appello, un messaggio a tutti i cittadini canavesani e non. Ma l'appello, riprendo le parole che ho fatto prima, l'appello è sempre lo stesso: di restare a casa, di portare ancora pazienza queste 2 settimane, ma non solo, di portare pazienza anche a maggio e magari anche i primi di giugno, insomma, fino a quando non esploderà in modo positivo l'estate e avremo veramente un sensore di contagio zero, che ci permetterà di riprendere totalmente quella vita, tra virgolette, normale a cui eravamo abituati prima. Quindi cerchiamo di resistere ancora qualche settimana. Vedo spesso tanta gente in giro, tante macchine ancora, e mi auguro che veramente la gente si sposti solo per stretta necessità, perché dobbiamo dare tutti il buon esempio e resistere ancora, ripeto, qualche settimana. Grazie, grazie mille, ringraziamo per essere stato in collegamento con noi e le auguriamo buon lavoro. Grazie anche a voi, buona giornata. Continuate a rimanere su BTV News, buon proseguimento di giornata e buon 25 aprile.